Un caloroso benvenuto a voi tutti che ci seguite con grande affetto ed attenzione. Ben ritrovati in questa nostra fase 2 di riflessione e confronto sulla fede ai tempi del Covid, un programma curato dalla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Quest'oggi andremo a scandagliare il mondo delle carceri, dei penitenziari e quanto ruota attorno al pericolo della devianza sociale, perché noi tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini dei detenuti in rivolta nel bel mezzo della pandemia e noi tutti abbiamo certamente seguito il dibattito tuttora acceso con relativi strascichi di polemiche sulla gestione di questi episodi e di quanto ne è conseguito e lo faremo da diverse angolazioni etiche, politiche, pedagogiche. Come sempre, in costante dialogo con la teologia, alla quale di certo non possono essere estranee problematiche e istanze di tutti coloro che a diverso titolo vivono il carcere. E come di consueto saremo accompagnati in questo viaggio da ospiti di primissimo piano, a cominciare da Don Tonino Palmese, nostro docente, per decenti referente di Libera in Campania, presidente della Fondazione Polis, e che proprio in questi giorni ha pubblicato un volume molto interessante intitolato Dio nel frammento, la fede in pandemia. Benvenuto, Don Tonino. Buongiorno, bentrovati a tutti, amici carissimi. Mi permetto, Don Tonino, una piccola anticipazione. Proprio come il nostro programma, il testo di Don Tonino dà ampio spazio al discorso del Papa del 27 marzo scorso, quello della barca in tempesta. Quindi certamente dialogheremo bene. E passo a presentare Maria Luisa Iavarone, docente universitario di pedagogia e madre coraggio, come si suol dire, perché ha ingaggiato una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata in seguito al noto ferimento di suo figlio Arturo da parte di una baby gang napoletana. Benvenuta Maria Luisa. Salve a tutti e grazie dell'invito. E protagonista della lotta alla criminalità è certamente anche Nino Daniele, già consigliere regionale e capogruppo in Regione Campania, poi sindaco di Ercolano, fortemente impegnato nell'antiracket e più recentemente anche assessore alla cultura del Comune di Napoli e tanto, tanto altro. Benvenuto Nino. Grazie per l'invito, bentrovati, grandissimo piacere di stare con voi. E in primissima linea c'è anche l'altro nostro ospite, Don Raffaele Grimaldi, perché lui è l'ispettore generale dei cappellani delle carceri di tutta Italia. Benvenuto, Don Raffaele. Salve, grazie, grazie dell'invito. E come di consueto, il nostro navigatore e compagno di viaggio, Carmine Matarazzo, direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali. Ben ritrovato, prof. Salve a tutti, devo ringraziare tutti i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito e soprattutto perché insieme possiamo fare un piccolo tratto di strada, per capire ancora meglio in pandemia cosa sta succedendo. Partirei subito da Palmese. Don Tonino, lei è uno dei più originali sostenitori della giustizia riparativa e del perdono responsabile. Ecco, come coniuga la teologia con una tematica così laica e soprattutto come la coniuga in tempo di pandemia? Mi date la possibilità di dire che ci sono due elementi che mi hanno fatto riflettere in pandemia, come mi hanno fatto riflettere a suo tempo rispetto alla giustizia riparativa. Il tutto e il frammento. Nella metafora della pandemia, il tutto è l'umanità intera, la Terra, il pianeta, e il frammento è il coronavirus. Dal punto di vista invece, come dire, della dimensione più strettamente teologica, il tutto è l'onnipotenza di Dio, è l'essere tutto di Dio, e il frammento è la nostra umanità nella duplice dimensione, sia come dire, di configurazione, di misura e sia di fragilità. Un grande teologo, e questo è stato il punto di partenza, come von Balthasar, ha parlato appunto di un tutto e di un frammento. E io mi permetto proprio di leggere due righe di questo grande teologo che mi ha dato la possibilità allora e oggi di poter riflettere così. Dove c'è solo il tutto, c'è la violenza dell'ideologia, la quale pretende di essere tutto. Dove c'è solo il frammento, c'è solitudine e indifferenza. Dove il tutto sposa il frammento, lì splende il raggio della bellezza. Per non annegare nella solitudine del frammento, per restare catturati dalla prigionia del tutto dell'ideologia, abbiamo bisogno
di un tutto umile, di un tutto crocifisso, di un tutto fragile e vicino, di un tutto nel frammento. Ecco, e questo è un discorso anche... È un discorso anche estetico in un certo senso. Certo, perché no? Anzi, forse parte proprio dall'estetica, visto che l'autore si chiama von Balthasar. E su queste note chiedo a Carmine Matarazzo, esperto di filosofia dell'educazione, ma in questo tempo di pandemia è cresciuta la devianza sociale? È un interrogativo importante perché abbiamo visto che cosa è successo e ci siamo posti degli interrogativi: dove e che cosa si stava immaginando nella criminalità organizzata, nel silenzio, tutto ciò che copriva con l'assenza delle persone per strada. All'improvviso crimini che si sono visti annullati in un certo modo, no? Ragazzi e baby gang delle quali non si è parlato più, carceri che si sono messe a tacere, no? Anche le rivolte. Passava come una sorta di, posso dire, di stranezza nella nostra società. Ci è sembrato forse che la politica stava guardando, no, questi fenomeni come delle stranezze. E noi osservatori, credo che un interrogativo ce lo siamo posti. Che cosa è successo in questo momento di pandemia? Che cosa sta succedendo? Perché all'improvviso i crimini sono esplosi di nuovo, no? Abbiamo rivisto cronaca nera, ma probabilmente c'erano ancora questi crimini. O, per meglio dire, vorrei anche domandare all'amica Maria Luisa, come è possibile che non ci siamo accorti che nel frattempo forse cresceva un ulteriore disagio anche tra i giovani? Sì, grazie Carmine, intanto di questa sollecitazione che mi vede particolarmente coinvolta. È chiaro che noi oggi stiamo parlando di giustizia che cresce, e l'ingiustizia soprattutto cresce nel terreno di coltura di forti disuguaglianze. Quindi più che mai la pandemia ha enfatizzato, ha accentuato fenomeni di esclusione sociale, di devianza, che sono proprio esattamente il terreno di coltura dell'ingiustizia sociale. E lì dove cresce come il fuoco sotto la cenere e non si riesce a spegnere le grandi dissimmetrie, le grandi disuguaglianze, le grandi differenze tra le persone, poi la pandemia paradossalmente per queste persone costituisce un'opportunità per riattivare focolai di malcontento e quindi di ulteriori forme di criminalità, di violenza esercitata in danno di qualcun altro che viene ritenuto a torto e a ragione più avvantaggiato rispetto a qualcun altro. Noi, ecco, io penso che il tema della giustizia ci riporti proprio a questo. C'è sempre, ancor di più, bisogno di maggiore giustizia sociale, perché l'ingiustizia sociale è il terreno di coltura della devianza, e dentro la devianza cresce una società separata che poi non può pensare solo al carcere come strumento repressivo, ma il carcere diventa naturalmente poi un nuovo amplificatore di nuove ingiustizie. Ed è giunto il momento per noi di lanciare un primo contributo esterno. Abbiamo raggiunto Don Franco Esposito, responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Napoli, perché i disordini scoppiati nelle carceri in pandemia sono probabilmente il segnale, come dicevamo, di una lunga storia di errori. Dunque gli abbiamo domandato: i detenuti oggi sono esclusi, reclusi ed anche un ulteriore problema? Ascoltiamo la sua risposta. Credo che il periodo della pandemia, in modo particolare l'inizio della pandemia e in carcere, sia stata un po' la cartina di tornasole che ha messo in luce delle problematiche che da tempo erano incancrenite in questa istituzione, che in realtà dovrebbe essere un'istituzione che crea sicurezza, ma che poi concretamente non risponde alla giusta domanda di sicurezza della società, visto che circa l'80% dei detenuti che finiscono la pena in carcere poi vi ritornano. Ecco, detto questo, io mi domando: ma come era possibile che in una situazione di sovraffollamento, in una situazione che già viveva all'estremo per quanto riguarda la sicurezza, sia per mancanza di agenti di polizia penitenziaria, sia per mancanza di un sistema di sicurezza anche di videosorveglianza, mancanza di un percorso rieducativo serio,
come si poteva non pensare che nel periodo in cui la pandemia arrivava anche alle porte del carcere, quindi si trovavano delle soluzioni arrabattate per non far entrare il virus nelle carceri, poi non ci sarebbero stati dei disordini. Io mi domando, ma chi, persona normale, poteva rimanere tranquillo e sereno sapendo con una notizia lanciata, soprattutto dai telegiornali, dai mass media, che il giorno dopo, dal giorno dopo, per 2 mesi non poteva più fare colloqui con i familiari, non poteva più avere un colloquio con un volontario, non poteva più fare attività trattamentali di nessun genere. Come era possibile, anche psicologicamente, accettare una situazione del genere senza sentire dentro questa cosa di ribellarsi? Don Raffaele, ecco, abbiamo sentito da Don Franco parlare di ulteriori dolorose conseguenze psicologiche e morali di quanto si è vissuto nelle carceri in questi ultimi mesi. Dal suo osservatorio privilegiato, in un minuto, ci può brevemente descrivere queste conseguenze? Ma io un po' certamente a uno sguardo un po' più ampio, perché in questo periodo mi sono sentito molto con gli altri cappellani, quindi per capire un po' la situazione che si stava vivendo all'interno delle diverse carceri. Chiaramente, la cosa che certamente noi cappellani non abbiamo visto bene, ma comprendo anche il motivo. È perché tanti volontari, tante attività all'interno delle carceri sono state bloccate. Quindi anche l'ingresso di molti cappellani in diversi istituti non è stato loro consentito. Quindi su questo ecco c'è da rivedere, perché i nostri cappellani sono degli assunti, sono degli incaricati appunto dal Ministero e quindi non potevano essere esclusi, soprattutto dalla realtà del carcere. Quindi molti di loro purtroppo le direzioni li hanno un po' messi da parte, allora si comprende che hanno fatto di tutto per cercare di evitare gli ingressi, per cercare di tutelare l'ambiente carcere, perché sappiamo bene che certamente già è un luogo di abbandono. La pandemia ha scatenato una paura enorme all'interno delle carceri, perché poi i detenuti non erano stati informati sulle cose, quindi all'improvviso possiamo dire che il carcere, che già è zona rossa di per sé, ci siamo visti un po' tutti quanti in zona rossa. Quindi il problema del carcere. Chiedo scusa se interrompo, don Raffaele, ma siamo giunti alla prima pausa pubblicitaria. Va Riprenderemo il bene. discorso tra pochissimi minuti con un intervento del filosofo Vittorio Alberti, al quale risponderà Nino Daniele. Da non perdere, a tra poco. Ed eccoci ritornati insieme, riprendiamo la nostra puntata sul mondo delle carceri e quanto ruota attorno al pericolo della devianza sociale. Come anticipato, abbiamo raggiunto in Vaticano il filosofo Vittorio Alberti, ufficiale del Dicastero per lo sviluppo integrale della persona umana, perché la crisi nel mondo carcerario durante questa pandemia ha riacceso la grande attenzione sulla negazione di alcuni diritti fondamentali umani. Ad Alberti dunque abbiamo chiesto: come è possibile offrire occasioni di umanizzazione e di sviluppo umano integrale a partire dal pensiero di Papa Francesco? Ascoltiamo la sua risposta. Rispondo alla domanda che mi ha inviato Michele Giustiniano, innanzitutto così, valorizzando il ruolo culturale dei cappellani delle carceri, perché spesso non è ben capito. Invece i cappellani delle carceri svolgono un ruolo anche di pacificazione e di comprensione non solamente morale all'interno dei penitenziari, parlo anche a livello internazionale, che facilita il lavoro della polizia penitenziaria, facilita la vita del detenuto ed è molto ben visto in genere dai direttori delle carceri. Ecco, poi si dovrebbe aprire un problema, come dire, di laicità, che la laicità è una categoria molto vasta che dal punto di vista culturale e giuridico
abbraccia tutta la relazione tra fede e ragione, religione e politica, chiesa e Stato, eccetera. Quindi si dovrebbero, per così dire, avviare dei processi che possano favorire l'incremento di cooperazione tra amministrazione penitenziaria e non solamente cappellani delle carceri, ma, come dire, rieducazione, educazione, istruzione ed educazione, che sappiamo che sono due cose diverse. L'istruzione e l'educazione, guardando anche l'esterno del carcere, perché io spesso ho parlato con direttori delle carceri che dicono che il problema è che la galera è proprio isolata rispetto alla società. Viceversa, occorre stabilire dei ponti, ma non solamente come afflato morale, come ispirazione intellettuale, poi morale e alla fine, diciamo, politica e istituzionale. È ora di ricominciare a fare politica, questo è il problema, è ora di ricominciare a riavere un pensiero politico. Noi abbiamo cercato di stabilire questa operazione con un grande progetto internazionale che è partito dal Vaticano, ma ha una sua traduzione del tutto laica, che però anche a livello istituzionale, non solo in Italia, subisce dei rallentamenti, subisce degli ostacoli non indifferenti, perché si vanno a toccare i problemi sociali, che sono i veri problemi, prima di arrivare per esempio alla condanna anche più o meno moralistica delle organizzazioni mafiose. Il problema è risolvere prima di arrivare alle organizzazioni mafiose, è lì il problema, è la forza delle organizzazioni mafiose, faccio l'esempio delle mafie perché lo conosciamo, e nella società civile. Quindi, concludendo, io credo che sia un problema problema culturale che poi deve informare un'idea di pensiero politico. Grazie e congratulazioni a voi. Nino Daniele, eccoci qui. Abbiamo sentito da Alberti che il problema è culturale e politico. Cosa fa o non fa la politica per prevenire la devianza sociale e cosa dovrebbe fare? Beh, devo dire che ascoltando il professor Alberti mi veniva in mente, diciamo, sentendo le connessioni che lui faceva appunto tra politica, cultura, etica, mi veniva in mente una citazione di Kant che diceva: nessuno di noi è senza colpa dei peccati degli altri. Se noi siamo qui a parlare di giustizia riparativa, se abbiamo dovuto tematizzare questo aggettivo alla parola e all'idea di giustizia e dare corso a delle pratiche integrative o suppletive di una serie di deficienze dell'intervento dello Stato, di uno Stato privo di un indirizzo, di una guida politica, evidentemente perché la giustizia, che di per sé, diciamo, l'idea stessa di giustizia ha in sé il concetto di riparazione, vuol dire che è una giustizia che non funziona. Non voglio dire che non c'è, ma c'è tanta, troppa ingiustizia. L'idea che si possa supplire alla mancanza di giustizia con la repressione, quindi affidare tutto a una risposta repressiva, è un'illusione, una cieca illusione, una nefasta e disastrosa illusione. Ingiustizia e insicurezza camminano di pari passo, sono come dei vasi comunicanti. Noi usiamo un concetto per dire, no? Fare giustizia. Io credo che sia anche questa una terminologia, un lessico sbagliato. Noi dobbiamo darci giustizia. Darci giustizia è una comune responsabilità. Quando c'è il fallimento di un progetto di vita che arriva appunto alla criminalità organizzata, e noi ne siamo in qualche modo responsabili. Quindi, bellissima l'immagine dei vasi comunicanti, professor Matarazzo. Ingiustizia e insicurezza. Certamente. C'è un particolare che riprenderei, cioè il fatto che siamo responsabili l'uno gli uni dell'altro, no? E il Vangelo ce lo insegna in un certo modo. E documento pubblicato dall'Ispettorato delle carceri è esemplificativo di questa, diciamo, quasi una bussola. Ecco, Don Raffaele Grimaldi ne è stato un grande interprete, della stessa facoltà di teologia 2 anni fa ha promosso un corso nel quale Don Raffaele è stato pienamente coinvolto, oltre che aver pubblicato
un volume a più mani, no? Per richiamare questa attenzione della Chiesa in carcere, ma di come la Chiesa diventa in un certo modo anche collante di questi altri vasi. E Don Raffaele, l'istruzione, il modo con il quale è stato appunto allontanate, sono state allontanate le attività che i cappellani, hai detto prima, comunque promuovono all'interno delle carceri, ma anche fuori, perché si comincia a costruire un clima di giustizia fuori per dentro, abbiamo detto più volte. E che cosa hai notato in modo particolare in questo tempo di lockdown, ma adesso siamo ancora in pieno tempo pandemico? Ma certamente i cappellani hanno fatto di tutto per stare vicino al mondo penitenziario, quindi ai detenuti, a tutti coloro che in un modo o in un altro si sentivano un po' abbandonati. Questo lo abbiamo percepito e penso che anche le rivolte del 6 di aprile scorso, questo sono state determinate proprio da una paura accesa all'interno delle carceri, da un abbandono, però i cappellani, molti non potendo entrare, non potevano avere contatti con i detenuti, ma hanno fatto di tutto per cercare di essere accanto a loro, accanto alle loro famiglie, perché noi cappellani, come si diceva anche in altri interventi, certamente noi non stiamo soltanto rinchiusi nelle celle oppure nei reparti oppure nelle sezioni accanto ai detenuti. Il nostro compito è anche trasmettere questa speranza fuori, incontrandoci con il mondo del volontariato, con le nostre comunità, ma soprattutto un rapporto con le loro famiglie, perché soprattutto in questo tempo che le famiglie non potevano avere contatti con i detenuti, quanti cappellani hanno curato in modo particolare il rapporto con le famiglie, cercando di rassicurarli. Poi dopo, ecco, ci sono stati collegamenti Skype, collegamenti WhatsApp attraverso nel carcere, e quindi questo ha aiutato in modo particolare un po' a tenere un po' più calma la situazione. Però il problema delle carceri è un problema che certamente la pandemia ha fatto emergere ancora di più, ha fatto emergere ancora di più. Sentiamo anche Don Tonino su questo punto, prof. Matrazzo. Sì, Tonino, il fatto che in questo momento ti è venuta la voglia di scrivere una riflessione che sia teologica da un lato, dicevamo prima, dall'altra prende la tua passione. Cioè tu sei una persona da questo punto di vista super impegnata per dire abbiamo una possibilità di essere cristiani laici e laici cristiani nel momento in cui coltiviamo la possibilità del perdono responsabile. Ma poi come diventa progetto il perdono responsabile? Attraverso una cosa così essenziale che diventa magica, l'incontro. Il nostro professore prima parlava dal collegamento di prima dei ponti, no? Io questo ponte qualche anno fa l'ho cominciato a costruire, non da solo ovviamente, ma facevo parte dei manovali che mettevano i mattoni insieme ai familiari della vittima, perché ci si accorgeva che i familiari stavano diventando sempre più come i detenuti, significa rassegnati, i detenuti rassegnati perché avevano ucciso e non avevano più niente da fare, e i familiari delle vittime rassegnati perché erano stati, tra virgolette, uccisi e non c'era più niente da fare. La soluzione sta nell'incontro, che non significa perdono, che non significa riconciliazione, o può anche significare perdono e riconciliazione. Ma se il perdono e riconciliazione è la meta finale o la meta di tale percorso, per questa meta, perché non sia demagogica e non sia fatalistica a sua volta, abbiamo bisogno di un incontro previo, la possibilità di incontrarci. Questo è il ponte, giustamente come veniva indicato, non come un fatto semplicemente, come dire, parenetico o patetico, ma proprio come un'occasione anche intellettuale. Cioè un familiare delle vittime deve rendersi conto che dall'altra parte c'è una persona, ha ucciso, ha sbagliato, per carità, non stiamo dicendo c'è una persona, dunque volemo se bene, ma c'è una persona, questa persona va incontrata. Incontrata non significa che dobbiamo fare un tetto a tetto, ma significa essere conosciuta per poi essere riconosciuta. In questa magia dell'incontro ci può essere una dinamica salvifica per entrambi. E l'incontro spesso avviene attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi voglio chiedere a Maria Luisa Iavarone come si è comportato il mondo della comunicazione in questo tempo di pandemia.
Beh, sicuramente la comunicazione ha un ruolo sempre strategico, importantissimo, e chi più di me lo può riconoscere, perché io ho in qualche modo molto spinto sulla comunicazione, sulla mediaticità anche della vicenda che mi ha visto da madre tristemente protagonista di un fatto gravissimo, l'accoltellamento di mio figlio Arturo. Ecco perché è stato importante, perché io avevo la necessità di narrare, di rappresentare, di raccontare ad Arturo il volto non solo distruttivo di questa sua esperienza. In qualche modo Arturo, che era stato fatto destinatario di una grandissima ingiustizia ricevuta, doveva comprendere che per il suo tramite questa ingiustizia poteva trasformarsi in qualcos'altro. Allora io mi sono sempre detta: vedi Arturo, il senso più autentico della giustizia che noi potremo ricevere non sarà certamente quella che otterremo dalle aule di tribunale, ma nel lavorare affinché questi ragazzi che hanno determinato tutto questo a te verranno assicurati ad una vita più giusta. Ecco, questo era il senso di giustizia che io volevo trasferire ad Arturo, ed era in qualche modo quello che ha raccontato molto bene Don Tonino, che è stato detto: la giustizia riparativa è un percorso che non necessariamente deve culminare nel suo acme, che sarebbe poi il perdono, ma l'interpretazione, la consapevolezza, il lavoro, l'impegno, la responsabilità che fa sì che da quella esperienza noi possiamo generare una possibilità di una vita più giusta da dare a chi ha agito un'ingiustizia profonda nei nostri riguardi. Grazie mille, siamo giunti ad una nuova pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi minuti. Ed eccoci ritornati insieme per quest'ultima frazione della nostra puntata sul mondo delle carceri. Ripartiamo subito da un secondo contributo di Don Franco Esposito, responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Napoli. Ascoltiamolo. Il carcere non solo non è la soluzione al problema della criminalità, della sicurezza, ma credo che il carcere sia proprio il problema. Si esce dal carcere peggiori di come si è entrati. Io amo dire che in carcere si entra colpevoli di un reato che si è commesso, si esce dal carcere per un reato che si è subito, e in realtà chi commette questo reato è proprio chi dovrebbe rispondere alla giusta domanda di sicurezza della società, perché se il carcere esiste per rieducare e reinserire il detenuto, così come richiede la Costituzione, e questo il carcere attuale non lo fa, allora realmente bisogna pensare ad altro dal carcere. In realtà la Costituzione non parla di carcere come pena, parla di pena, e allora significa che ci sono delle possibilità diverse dal carcere per espiare la propria pena. Io credo che a Napoli abbiamo fatto un piccolo segno, che è questa casa di accoglienza della diocesi di Napoli, dove sono passati, attraverso l'affidamento ai servizi sociali e gli arresti domiciliari, centinaia di persone che hanno sperimentato e vissuto la loro pena in questa misura alternativa, e la recidiva veramente è zero, è irrisoria, perché hanno fatto un percorso serio di rieducazione e, lì dove era possibile, anche di reinserimento sociale e qualche volta anche lavorativo. E allora mi domando perché lo Stato, invece di spendere circa 200 euro al giorno per un detenuto, non sostiene queste realtà che esterne al carcere, che potrebbero risolvere il problema del sovraffollamento del carcere e potrebbero risolvere il problema della recidiva. È chiaro, il carcere ci deve essere per fermare l'atto di violenza, per arginare dei problemi momentanei, però deve essere un carcere che deve durare un certo periodo di tempo, per poi lasciare spazio a delle realtà che veramente possano aiutare la persona a prendere coscienza del male commesso e a iniziare una vita legale da vivere.
Eccoci, Esposito dice che il carcere non è la soluzione. Dunque, Carmine Matarazzo, la chiave è la prevenzione. Ma evidentemente sì, e credo che il carcere come soluzione provvisoria serva, come dice Don Franco, ma anche altri interpreti della pedagogia carceraria, ma degli attivisti in genere, di quelli che scommettono ancora sulla bontà degli esseri umani, a dire cerchiamo appunto di riprendere una biografia, riprendiamo una narrazione, diceva prima Maria Luisa Iavarone, per raccontarci il bene nel male, cioè per fare in modo che possa in un certo modo dagli atti così di criminalità poter costruire, comunque riconoscere l'errore per costruire una società più giusta e sicuramente non carceraria, cioè la mentalità del carcere come soluzione ci sta danneggiando, perché probabilmente pensiamo ancora che buttare dei chiavi significa ridare dignità a chi ha subito il torto, ma chi ha commesso un torto evidentemente non si è dato nessun'altra possibilità. Allora, la riflessione sulla prevenzione, credo che a una pedagogista come Maria Luisa è un tema più caldo, più caro. Come fare prevenzione? Che cosa in quest'epoca tu hai notato di maggiore preoccupazione? Perché la pandemia e il lockdown sicuramente hanno portato ulteriore, sì è vero, motivi di riflessione, ma probabilmente anche problemi, hanno arrestato quel grande processo che si era, a cui si era dato vita. Io dei temi non li ho proprio sentiti in questo momento. Sì, è vero, grazie Carmine per questa domanda che mi vede particolarmente coinvolta naturalmente. Tu sai bene che dopo la vicenda di Arturo, a parte diciamo il mio impegno professionale pregresso, si è generata tutta una corrente di pensiero, un'associazione, l'associazione Arturo, il cui acronimo è Adulti Responsabili per un Territorio Unito Contro il Rischio. Noi abbiamo ritenuto che la prima risposta debba venire da un rinnovato senso di comunità, da un impegno di responsabilità sociale e civile per dare una famiglia a quei ragazzi che sperimentano evidentemente un'eclissi di genitorialità, di responsabilità familiare. Se i ragazzi a 13-14 anni vanno in giro per strada con i coltelli, evidentemente ci troviamo di fronte a dei ragazzi lasciati troppo precocemente soli a se stessi e che trovano nella strada l'unico, come dire, fattore di confronto e di relazione. Quello che mi interessa anche stigmatizzare è che noi che stiamo parlando oggi di giustizia dobbiamo parlare sicuramente anche dell'apparato dell'esecuzione penale, soprattutto dell'esecuzione penale minorile, che in questo momento è evidentemente fallimentare. Basti pensare che dei circa 14.000 ragazzini ospiti, minorenni e giovani adulti, nei 16 istituti IPM penitenziari minorili in Italia, abbiamo un indice di recidiva nel circuito penale che è circa del 69%. Sapete quanto costa tenere ristretti, tra virgolette, questi 480 ragazzi nei 16 IPM? Costa circa 40 milioni di euro l'anno. Per ottenere una recidiva del 69% abbiamo alti costi e alti tassi di recidiva, uguale fallimento del sistema. Questo sistema evidentemente non funziona. Se questi soldi li spostassimo appunto sulla prevenzione, e la prevenzione educativa si fa in maniera mirata, non si fa in maniera specifica. Se noi vogliamo prevenire un tumore, che cosa facciamo? Facciamo dei controlli periodici. Noi dovremmo andare a controllare periodicamente quei ragazzini che vivono in condizioni di pre-rischio, perché tanto lo sappiamo chi sono, sappiamo dove vivono, con un'approssimazione certa pari al codice di avviamento postale. Noi sappiamo già i ragazzi che delinqueranno nei 4/5 probabilmente, in quali quartieri vivono, da quali famiglie provengono, che età, che target socio-economico hanno. Abbiamo degli indicatori di tracciamento del rischio. Sì. Fare prevenzione, su queste parole vorrei coinvolgere Nino Daniele. In che modo la cultura può fare prevenzione? Ma io innanzitutto partirei, diciamo, dalla prevenzione fondamentale, che è la scuola. Diceva Giustino Fortunato, ogni scuola che si apre è un carcere che si chiude. Quindi se noi falliamo lì, cioè falliamo nel meccanismo riproduttivo sociale fondamentale da cui deriva il buon andamento della vita collettiva, credo che insomma possiamo affrontare anche tanti specifici aspetti. Poi, se permettete, dal mio punto di vista, dalla mia cultura, come si suol dire, dalla mia storia personale, io credo che il lavoro
è la chiave poi di tutte le questioni. Se non c'è il lavoro, se continuiamo ad avere questi altissimi tassi di disoccupazione, se abbiamo l'emigrazione intellettuale in cui i nostri migliori giovani, i nostri, se ne vanno, resterà solo il disagio. Avremo sempre questa società della paura. Il contrario della paura non è il coraggio, il contrario della paura è la cultura, è la conoscenza, sono le verità, e quindi la possibilità di ogni persona di costruire secondo la verità dei propri ideali e dei propri bisogni, il proprio progetto di vita. Don Raffaele Grimaldi, tutto questo in carcere in cosa si traduce? Ma certamente mi fa piacere un po' di tutti questi interventi che abbiamo fatto, un po' si è parlato di giustizia riparativa, di prevenzione, di misericordia. Il lavoro che si fa nelle carceri certamente è quello che è possibile fare, perché la ristrettezza, la mancanza di grandi rapporti all'interno del carcere non permette soprattutto di realizzare pienamente dei progetti. Quindi abbiamo dei limiti all'interno delle carceri, quindi limiti di orari, limiti di persone, di personale, e certamente quello che si può fare fuori certamente è la cosa migliore, quindi la prevenzione la condivido pienamente, perché sappiamo bene anche la logica di San Giovanni Bosco alla fine, no? Quindi già ne parlava molto lui della prevenzione. E penso possiamo dire che tutte le persone che ritroviamo all'interno delle carceri sono proprio quelle persone che sono state abbandonate dalla cultura, dalla legalità, dalla famiglia, dalla scuola, in un certo modo si sono ritrovati un po' fuori da questo circuito. Chiaramente non perché gli altri li hanno abbandonati, ma loro certamente si sono resi liberi nell'abbandonare queste realtà e per inserirsi in meccanismi e in circuiti diversi. Quindi all'interno delle carceri troviamo tutte quelle persone che potrebbero veramente, a mio avviso, riprendere un forte cammino all'interno delle carceri, attraverso la scuola che c'è, attraverso corsi di formazione che ci sono. Tutto questo però non basta, perché tutto quello che fanno dentro poi hanno bisogno di essere poi devono verificarlo poi all'esterno, dove c'è una comunità che accoglie, ma tante volte non è così. A volte quando escono dal carcere si sentono ancora abbandonate, ancora esclusi. Chiedo scusa, ma abbiamo tempi stringenti. Professor Matarazzo, brevissimamente, abbiamo sentito Maria Luisa Iavarone dire che il perdono è l'acmè. Conosciamo qualcuno che parla del perdono responsabile, vero? Ma Don Tonino, credo che tu abbia più volte pensato a un ottavo sacramento, no? Il sacramento del perdono responsabile e della giustizia riparativa, ovvero il sacramento laico. Dunque, che cosa abbiamo imparato? Che cosa stiamo imparando? Se abbiamo imparato... Allora, penso che il carcere può diventare un'occasione attraverso la quale anziché gettare la chiave o far vegetare le persone, può diventare una grande occasione di prevenzione. Sembra quasi una contraddizione in termini. Un luogo di repressione come il carcere che fa prevenzione. Quando è che fa prevenzione il carcere? Quando dà la possibilità al detenuto di capire il danno commesso. Io utilizzo sempre la pagina del Vangelo, perché è il libro che amo di più, logicamente segna la mia vita, ma non come in una dimensione cabalistica, che mi pongo una domanda e cerco di trovare la risposta, magari pure giocando con l'improvvisazione dell'apertura del libro. Ma quando Zaccheo incontra Gesù, aveva preso coscienza già, quindi aveva maturato, aveva elaborato il danno commesso. Qual era il danno commesso? Che in maniera diretta aveva provocato ingiustizia, rubando attraverso il suo strapotere. In maniera indiretta aveva determinato una maggiore povertà, aveva alimentato la povertà, e quindi capisce che incontrarsi con la verità, lasciamo stare Gesù, il Nazareno, il profeta, il Cristo, ma pigliamolo come metafora, il fatto non è una metafora, è un fatto reale del Vangelo, ma prendiamolo come metafora, il fatto che Zaccheo si sia incontrato con la verità, che cosa fa? Restituisce il mal tolto a quelli delle tasse, e poi sul piano ascetico e mistico
da quadruplica, come dire, i beni che ha rispetto ai poveri. Allora voglio dire, a me sembra importante che ci sia un luogo, una condizione per il carcere, dove anziché vegetare si possa, insieme con vittime e colpevoli, insieme con recuperare il senso del danno commesso e dall'altra parte il senso del danno subito. Quando io vado con i familiari in carcere, alla fine mi è capitato sempre che l'esperienza più bella è sempre la stessa, non i contenuti che abbiamo detto prima, che sono stati recepiti, ma il voler abbracciare da parte dei detenuti le persone vittime come se fosse il primo giorno delle condoglianze che si fanno quando si subisce un delitto e quando si ha il morto in casa. Scusatemi, ma io trovo sempre più ingrato il compito di interrompere la discussione per annunciare lo scadere del tempo a nostra disposizione, ma è purtroppo un dovere al quale non posso sottrarmi. Ringrazio di cuore voi tutti che ci seguite sempre con grande attenzione e affetto, facendoci giungere anche tanti attestati di stima. Grazie davvero. Ringrazio gli ospiti per i preziosi contributi e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Dio vi benedica. Grazie, arrivederci. Speriamo veramente. Ciao. Ciao. Buon lavoro a tutti.